Che bella! Che bella! L'abbiamo vista! Immagini provenienti dallo storico archivio di Sesta Rete, in cui si percepiscono la sorpresa e la felicità di un momento collettivo condiviso da una città intera, quando il 4 e il 5 novembre di 30 anni fa Karol Wojtyla, Papa Giovanni Paolo II, fece visita a Catania. Un momento storico che è rimasto scolpito negli annali, lo stesso in cui il Santo Padre incontrò il busto reliquiario di Sant'Agata. Nelle immagini si vede una folla gremire via Vincenzo Giuffrida fino ad arrivare alla circonvallazione. Un momento che voleva significare voglia di riscatto di una città che aveva vissuto anni bui tra gli scandali e le strade bagnate dal sangue dei morti di mafia. A 30 anni da quei momenti, Enzo Bianco, oggi coordinatore nazionale organi statutari ANCI, all'epoca sindaco di Catania, al suo secondo mandato consecutivo, ricorda quei due giorni ai microfoni di Sesta Rete. Personalmente l'ho accolto dopo l'arrivo all'aeroporto nella piazza Duomo, come naturale, un'accoglienza vibrante nel cuore di tutta la città, veramente assolutamente indimenticabile, e io l'accolsi con una parola che ricordo ancora, disse Santità, la sua visita provoca gioia che diventa gratitudine. La sua presenza fu anche un momento di grande incoraggiamento, con quelle parole indimenticabili, quando disse, io ho voluto poi scriverlo questo nella targa che con l'arcivescovo abbiamo messo proprio a Palazzo dei Chierici: Catania, alzati e rivestiti di luce e giustizia. Rivestiti di luce e giustizia. Queste sono state le parole che hanno, come dire, che il Papa ha voluto trasmettere a questa città, comprendendo qual era il suo stato d'animo, le sue difficoltà e che qual era la strada da percorrere per andare in quella direzione. Bianco definisce la figura di Giovanni Paolo II come quella di una personalità straordinaria che ha avuto l'occasione di incontrare più volte. La visita fu assolutamente indimenticabile, dal momento stesso del saluto appunto a Piazza Duomo davanti a Palazzo dei Chierici, la celebrazione all'indomani mattina di questa messa con circa 300.000 persone. Avevamo montato un palco, un altare all'incrocio tra via Giuffrida e via Raffaello Sanzio, ed era strapolmo sia inoltre la circonvallazione da una parte e piazza Michelangelo Buonarroti dall'altra parte e piazza Abramo Lincoln. Veramente una cosa straordinaria, una partecipazione, un entusiasmo, una gioia che ha conferito un'energia incredibile alla città. E poi nel pomeriggio l'incontro con i ragazzi allo stadio Cibali, lo stadio stracolmo con ragazzi venuti da ogni parte della Sicilia, con questa carica, ripeto, di questa voglia di conoscere quest'uomo straordinario. Da allora molte cose sono cambiate. Resta da chiedersi cosa ne ha tratto la città da quel periodo e da quell'incontro col pontefice. Resta molto da fare, anche perché in molte cose non ce l'abbiamo fatta, per mille ragioni, e devo dire qualche volta anche per responsabilità di chi ha amministrato la città, non ultime anche io ho commesso sicuramente degli errori, e qualcuno ne ha commesso uno fondamentale, che è quello di fare poco, per esempio di avere tante cose pronte per la città e di non portarle avanti.